Darei ora la parola alla dottoressa Calvano del Ministero dell'Istruzione, che ci esporrà alcune delle iniziative che il Ministero porta avanti in questi ambiti. Ovviamente il Ministero dell'Istruzione è in questo caso uno degli elementi centrali, proprio perché il tempo che i ragazzi passano oggi a scuola è tanto quanto, forse anche un pochino di più di quello che passano quasi online, quindi diciamo le iniziative che possono essere portate avanti attraverso la scuola penso possano essere tra ovviamente le principali al fine appunto di riuscire a raggiungere iniziative attive in questo settore. Prego, dottoressa. Grazie, Carlo. Buonasera, sono Marzia Calvano, in questo momento rappresento la Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell'Istruzione. La direzione generale che ha proprio per competenza affrontare tratta il welfare dello studente, il benessere dello studente e tra questo appunto la prevenzione del disagio giovanile nelle varie forme. Nello specifico oggi affrontiamo appunto il tema del bullismo e cyberbullismo in particolare. Prima di entrare un po' a descrivere tutte le azioni che il Ministero ha portato avanti in questi anni, dal 2007, come ha citato la senatrice Ferrara, ad oggi vorrei ringraziare tutti i presenti al tavolo, perché in realtà siamo l'esempio della trasversalità per affrontare il fenomeno. Cioè, in questo tavolo c'è la firmataria della legge, quindi la senatrice Ferrara, che rappresenta proprio il braccio, l'unica che poteva in qualche modo fare in modo che su questo tema ci fosse una legge. Il Ministero dell'Istruzione, quindi, che ha i contatti con le scuole e con i docenti, l'Agicom, Garante per l'Infanzia, Scuola.net, AICA, EDI, sono tutte associazioni, istituzioni presenti all'interno del consorzio o dell'advisory board del progetto Generazioni Connesse, progetto che ha citato prima la senatrice, che prevede un tavolo tecnico che è appunto coordinato dal Ministero dell'Istruzione e che mette insieme, e qui il tema della trasversalità, la competenza di ciascuno per tentare in qualche modo di provare ad arginare, a prevenire, a contrastare il fenomeno. Cosa ha fatto il Ministero in questi anni? Siamo partiti appunto nel 2007 con le prime linee guida di Fioroni, che sono state le prime linee guida nelle quali si vietava l'uso del cellulare a scuola. Poi, in virtù dell'autonomia, alcuni dirigenti hanno emanato note e regolamenti interni, giustamente esiste l'autonomia scolastica, che hanno generato a volte anche una confusione interpretativa che in qualche modo cercheremo poi di porre rimedio. E in quelle linee guida si parlava soprattutto del fenomeno del bullismo o comunque della violenza. Sappiamo bene che nel corso degli anni ci sono stati una serie di cambiamenti, di modifiche che hanno portato proprio alla crescita esponenziale del web, a un uso smodato della rete da parte dei ragazzi, che ci ha obbligato in qualche modo a rivedere questo documento e ad attualizzarlo e quindi a renderlo anche più fruibile da parte dei docenti. Fino a che siamo arrivati appunto nel 2015 all'emanazione delle nuove linee guida, e nel titolo già c'è la novità di prevenzione e contrasto non solo del bullismo ma anche del cyberbullismo. Sorvolo la definizione perché immagino tutti sappiamo di cosa si tratta, e in queste linee guida si è puntato su tre elementi. Alleanza educativa, quindi si è tentato di rafforzare quel patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, con il territorio, perché non possiamo pensare di contrastare il disagio giovanile se non partiamo da una forte alleanza con il territorio, che vuol dire con il comune, con la provincia, con le associazioni, con le cooperative. E soprattutto formazione dei docenti, ed è questo un punto focale sul quale punta anche molto l'attenzione il disegno di legge di cui ci parlava prima la senatrice, e che noi abbiamo cercato un po' di portarci avanti, perché non so se in sala c'è qualche docente, ma un mese fa il Ministero dell'Istruzione ha mandato una nota anticipando un po' la richiesta della legge, in cui si chiedeva a ogni USR, quindi ogni ufficio scolastico regionale, di individuare un referente bullismo-cyberbullismo, e si chiedeva di mappare, quindi di individuare per ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado, di un docente referente bullismo e cyberbullismo. Questo perché? Perché dobbiamo partire per forza con la formazione, dobbiamo dotare necessariamente i docenti di strumenti, di competenze per prevenire, per avvertire quelli che sono i primi segnali di disagio, prima che poi questo disagio sfoci purtroppo in qualcosa di più negativo. Educazione all'uso sicuro della rete non è soltanto, prevenzione del cyberbullismo. Educazione all'uso sicuro della rete vuol dire anche educare questi ragazzi a quelle che sono le potenzialità della rete, cosa può offrire la rete. Di recente la ministra ha
appunto ha firmato un impegno con la Presidente della Camera Boldrini per tutto il tema delle fake news. Educare appunto i ragazzi a andare a capire qual è la fonte della notizia, perché molto spesso dicono l'ho letto su Facebook, siccome l'ho letto su Facebook allora è vero. No, ecco appunto, bisogna, spesso succede anche tra noi adulti magari, no? Che siccome l'abbiamo, sicuramente non tra professionisti, ma magari tra genitori, spesso dicono ho letto su Facebook, quindi vuol dire che magari quella cosa che la scuola dice è vera e non va invece a controllare il sito istituzionale della scuola. Quindi l'obiettivo è quello proprio di partire con l'educazione alla cittadinanza digitale, e qui sicuramente AICA è anche competente in questo, perché già AICA appunto, essendo membro dell'advisory board, porta avanti un progetto di educazione e all'uso sicuro della rete, che prevede proprio di dotare i ragazzi di queste competenze di media literacy, cioè dotarli proprio di strumenti per capire, per andare alla ricerca dell'attendibilità della fonte. Questo perché c'era oggi un articolo di Michele Serra su Repubblica che diceva che un problema di oggi dei ragazzi non è tanto la capacità nell'uso della rete, perché in realtà, passatemi il termine, sono più smanettoni dei genitori o dei docenti, no? Ma è la qualità in cui questi, proprio le qualità che i ragazzi hanno nell'unire tutte le informazioni che poi trovano sulla rete. E anche la capacità che poi hanno i docenti di, come dire, attivare nuove modalità di apprendimento. È ovvio che non possiamo più insegnare come magari si faceva 15 anni fa, perché i nostri ragazzi hanno una capacità attentiva comunque che si è largamente abbassata, si è appunto abbassata. Hanno, come dire, degli switch molto più veloci, no? Proprio come fanno con il telefonino, che passano immediatamente da un argomento all'altro, così anche a scuola hanno una capacità attentiva molto ridotta, per cui devi essere sempre in grado di tenere alto il loro livello di attenzione. E bisogna quindi, e pensano che tutte le informazioni, e qui torniamo anche al discorso delle fake news, che prendono dalla rete sono vere, ma tutto quello che leggono in realtà non viene immediatamente assorbito con una forma invece di apprendimento più lenta, più ragionata, più, come dire, dilatata nel tempo. Quindi quello che bisogna insegnare loro è proprio quello di saper unire anche tutte queste informazioni che prendono dalla rete e trasformarle in informazioni e conoscenze di qualità. Quindi che dire, ecco un altro elemento molto importante, chiudo, tra le attività appunto portate avanti dal Ministero, abbiamo detto le linee guida nel 2007, il nuovo documento nel 2015, l'istituzione della prima giornata contro il bullismo, quest'anno abbiamo celebrato il 7 febbraio, oltre alla giornata mondiale della sicurezza in rete, anche la prima giornata nazionale contro il bullismo, denominata Nodo Blu, che abbiamo avuto dei risultati eccellenti, la senatrice c'era, era con noi, quindi abbiamo visto una grandissima attenzione da parte di tutte le scuole italiane, ovviamente si ripeterà anche il prossimo anno. Abbiamo aperto anche un altro portale, Noi Siamo Pari, anche lì trattiamo il tema e il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Partiremo con questo progetto di educazione alla cittadinanza digitale, continuiamo con Generazioni Connesse, chi non lo conoscesse vi invito a visitarlo, www.generazioniconnesse.it, che è appunto un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, siamo arrivati ormai alla terza edizione, abbiamo vari canali social da YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e sul portale appunto troverete tutto il materiale di formazione, di sensibilizzazione rivolti ai genitori, a docenti, agli animatori digitali e comunque alla società civile in generale. Vi ringrazio e lascio la parola a chi mi segue. Grazie.